Ancora niente, ma com'è possibile, dico io? Che c'è adesso? Cosa la perplime? Te lo dico subito, il canale ha subito un piccolo arresto e pensavo di attirare qualche nuovo iscritto. Sai qual è il sistema più rapido per realizzare questo traguardo? Si entra la violenza. Non esattamente, comunque parlare di notizie virali, di quelle dell'ultima ora, quelle sulla bocca di tutti. Dunque, qual è il problema? Visto lo spirito del canale, sto aspettando un qualcosa di cui parlare con leggerezza e allegria. Ma se fai sempre piangere? Tu fai piangere. Vabbè, cosa mi capita? McGregor che aggredisce Facchinetti. No, non proprio una news leggera. Non credo ci sia da scherzare sopra, quantomeno. Aspetto un'altra news. E cosa succede? L'incidente di Alec Baldwin. Pure quello non è molto allegro, anche se il web è spietato. Vero, su entrambe le questioni sono già nate battute e meme non proprio rispettosi. Pesantucce gratuite, oserei dire. E non ci stesse quella con Ambra che molla allegro. Ti prego, non voglio fare il gossiparo. E anche se fosse, non è una notizia tanto divertente. Ma quello si chiama allegri. Smettila. Quindi cerchi un qualcosa di leggero e vivale di cui parlare. Sì, sono giorni di magra per questo genere di... Ma qual è la tua notizia? Come? Cioè, dovrei inventare di sana pianta qualcosa no, che... No, ad esempio, cosa succederà il 20 e il 31? Giusto, beh, non è certo qualcosa di virale, ma almeno una notizia. Ok, chiaro. Allora... Il 30 e il 31 ottobre a Lucca Comics si svolgeranno due raduni di Stroncando l'Orrore. Ma andiamo per ordine. Anche perché non ci avessi ancora capito niente. Sabato 30 ottobre ci incontriamo alle 15 presso lo stand della Pamplin, che, se è rimasto come negli anni precedenti, dovrebbe trovarsi presso il padiglione San Paolino, a sud-ovest, sulle mura. Per l'occasione si terrà anche un piccolo contest e i primi due classificati si aggiudicheranno una maglietta. Scusa però, ma chi sarebbe sta Pamplin? Non adesso, Paul, ma c'è un problema di fondo. Per accedere al padiglione è necessario il biglietto e sappiamo tutti che sono andati a ruba in giusto un paio di giorni di prevendita online. Non se ne trovano e lei ci dice solo ora di questo raduno. Lo so, non dipende da me. La Pamplin stessa mi ha permesso di ufficializzare la cosa giusto l'altro ieri. Ma non disperate, senza biglietto è comunque possibile girare per Lucca. Ci incontreremo dentro il padiglione, ma nel giro di qualche minuto il raduno si sposterà all'esterno. Quindi tutti potranno presenziare. E vince le magliettonzole. No, il contest è riservato solo per chi possiede il biglietto, mi spiace. Che ingiustizia. Ehi, per ritirare il premio e scattare foto devi entrare. Non le ho scritte io le regole. Ma parlavi di un doppio raduno o qualcosa del genere, no? Sì, anche domenica si terrà un raduno di stroncomaniaci. Niente biglietti, nulla. Questa volta ritrovo alle 14 davanti al padiglione San Paolino e non dentro. Ma non ci saranno contest. E che fate tutto il tempo? Si ride, si scherza. Volendo si gira tutti insieme. Si vedrà sul momento. Perché alle 14 e non alle 15? Come quello di sabato? Perché finito il raduno levo le tende e ho un paio di coincidenze da prendere con i treni. Ti basta come spiegazione? E quando finirebbe il raduno? Non ne ho idea. Congratulazioni per l'organizzazione. Ricapitolando, sabato 30 ottobre ore 15 ritrovo lo stand della Pampling, poi ci sposteremo all'esterno. Domenica 31 alle 14 davanti al padiglione dove c'è lo stand della Pampling, ergo il padiglione San Paolino a sud-ovest sulle mura. E perché sta baracconata è una notizia virale? Francamente non lo so, ma spero lo diventi. Grazie.